Ciao Maria Luisa, fino adesso ho occupato come decoratrice, ora non trovo lavoro e quindi sono un'artista perché dipingo per me. I messaggi che vengono dati, queste cose qui, però sempre come essere umano. Personalmente sono fortunata perché non è che subisco proprio violenze di genere, diciamo, no, questo no. Però ecco, no, io lo subisco come età, come donna di una certa età. Vedi quelli in macchina che mi mandano a quel paese in una maniera veramente volgare, questo sì. E il mio desiderio più grande, sì, sarebbe quello di vivere in una società dove, appunto, dove si lavora parecchio sul concetto di felicità come diritto per tutti. E quando si lavora sul concetto di felicità come diritto per tutti, si deve anche lavorare sul concetto insieme di rispetto per tutti, perché è possibile vivere in un mondo dove la propria felicità non è a discapito di qualcuno. Un essere umano che fa politica, che si mette a disposizione delle persone che lo votano e che lo vedono come chi può portare avanti un'idea che sta bene a tutti. Dovrebbe fare questo, cioè secondo me questo tipo di scelta, cioè veramente chiedersi se sta promuovendo una politica di rispetto e una politica di felicità per la gente. Quindi le politiche ambientali, cioè tutto va a cadere in questo. Una donna sensibile, una donna che capisce bene il suo ruolo, specialmente se fa politica, e che riesca a essere donna, fare politica da donna.